Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del martedì a tema Harry Potter. Oggi, come avete già visto dalla copertina spoilerosa, vi parlerò di un nuovo oggetto Noble Collection che ho qui accanto a me e che non ho ancora unboxato e che adesso faremo assieme. Ma prima di aprire questo pacco voglio scartare questo qui perché si tratta di un pacco che mi avete mandato voi. In particolare me l'ha mandato Vincenzo. Vincenzo è stato gentilissimo, mi ha contattato in privato, mi ha chiesto un indirizzo a cui spedire questo pacco. Io gliel'ho fornito sotto sua insistenza perché, lo sapete, ve lo dico sempre, a me mette molto imbarazzo questa cosa, però so che vi fa piacere, a me fa poi altrettanto piacere aprirli in video e condividere con voi questa esperienza, e quindi eccoci qui ragazzi. Adesso bisturi alla mano, andiamo ad aprirlo perché ce l'ho messo da parte almeno da 10 giorni e non mi sembra corretto nei confronti di Vincenzo farlo aspettare ulteriormente, visto che mi ha già mandato diversi messaggi. Bene, ecco qui, andiamo ad aprire questo pacco, un pacco dalla forma abbastanza strana, direi forse la più strana che io abbia mai ricevuto, è davvero molto particolare, lungo qui e poi stretto sotto, vediamo cosa contiene. E vedo già un biglietto, vediamo cosa c'è scritto nel biglietto, c'è scritto: grazie Antonio, spero che ti piaccia, scusa del disturbo. Ma che disturbo, ma che fai scherzi, io ti ringrazio e mi dispiace che tu ti sia disturbato per me. Questo biglietto finisce assieme a tutti gli altri che ho ricevuto dagli altri ragazzi. Quindi adesso tiriamo fuori il contenuto del pacco. Oh, stavo facendo danno. Ecco qui, vedo già una scatola di bacchetta magica. Questa cosa mi passa dire life a livelli inauditi. Eccola qui, e poi qui c'è anche qualche altra cosa. Ok, dopo 10 minuti di lotta con questo pacco direi che lo dovrò aprire col bisturi, quindi lo lasciamo qui. Ma adesso tiriamo fuori questa bacchetta perché sono curiosissimo. E qui c'è scritto ragazzi Hermione Granger, sicuramente non lo vedrete, ma ve l'ho fatto vedere lo stesso. Vediamo questa bacchetta, che è una bacchetta che tra l'altro non ho. Quindi sei stato davvero attentissimo a quelle che già posseggo. Ed eccola qui ragazzi, ecco qui la bacchetta di Hermione, che era una di quelle che volevo prendere e che poi alla fine non ho mai preso. La bacchetta di Hermione è veramente tra le più belle, secondo me, a questo motivo qui di queste foglie, questa sorta di edera tutta aggrovigliata attorno alla base della bacchetta, che poi si estende anche per la seconda metà, e poi questa parte qui invece resta totalmente pulita. È davvero molto bella e ti ringrazio tantissimo Vincenzo, davvero tantissimo, apprezzo tantissimo questa bacchetta e mi piace davvero tantissimo, sono davvero molto molto contento, e questa deve andare assolutamente di diritto assieme a tutte le altre. È anche abbastanza pesante, non me l'aspettavo così lunga, davvero molto lunga, forse anche più di quella della McGranite. No, quella della McGranite resta ancora imbattuta. Ebbene, adesso io la vado ad aggiungere ufficialmente alla mia piccola collezione qui che metto di solito accanto a me. Grazie mille Vincenzo, regalo davvero super super gradito, ti ringrazio tantissimo. Ma adesso sono curioso di vedere anche cosa c'è qui dentro e andiamo di bisturi. Vedo dei libri ragazzi, quindi questo mi lascia dedurre che magari Vincenzo è uno di quei pochi che guardano i miei video a tema libri, e mi fa già tantissimo piacere, visto che ogni volta vengono visti davvero molto meno rispetto a quelli di Harry Potter, ma va bene così, io continuerò a farlo. Mi manda questo volume che è stato scritto da Andrzej Sapkowski, ragazzi non lo so, nome troppo difficile, l'ho letto sicuramente malissimo, che è l'autore del Guardiano degli Innocenti, e questo volume si intitola La Spada del Destino. Sinceramente non lo conoscevo e quindi sono abbastanza curioso, una volta finito il video sicuramente andrò a spulciarmelo e a capire di più di cosa si tratta. Grazie mille, i libri sono sempre super super graditi. E poi troviamo all'interno anche questo, che invece è di Harry Potter, e si tratta di un quadernetto tutto bianco. Beh ragazzi, con questo ci possiamo fare davvero tantissime cose, magari lo userò anche in uno dei miei video. E sulla copertina c'è scritto in poche parole: soltanto perché tu puoi adesso utilizzare la magia, non è detto che tu debba usarla per fare tutto. Quindi mi piace tantissimo, grazie, grazie mille, anche questo super gradito, mi ha mandato un sacco di cose. E poi troviamo un altro libro che invece si chiama La Libertà del Mare.
Bene, anche questo non lo conosco e sicuramente lo leggerò e cercherò di capire di cosa si tratti. Quindi grazie, grazie davvero tantissimo, sono davvero sempre in imbarazzo in queste circostanze, ma davvero, ragazzi, super super apprezzato. Ma adesso ragazzi, bando alle ciance e apriamo questo pacco qui, che è il motivo per il quale avete cliccato su questo video. Si tratta di un pacco che ho trovato all'interno di un altro pacco di EMP qualcosa come 3 mesi fa. Quindi credo che non sia neanche più disponibile sul sito, nel caso vi lascio comunque sotto i link in info box anche per acquistarlo su Amazon se foste interessati. Avevo attaccato questo bollino qui sul davanti come prova di garanzia che non era mai stato aperto e adesso ragazzi andiamo ad aprirlo, incidiamo. È davvero da tantissimo tempo che aspetto questo momento, ecco qui. E vediamo cosa contiene. 1, 2, 3, come al solito l'imballo super curato di Noble Collection. Ecco qui, gettiamo questo e ragazzi incidiamo qui lo scotch e ragazzi tiriamo via la parte superiore ed ecco che troviamo all'interno, vediamo chi capisce di cosa si tratta. Sì, tanto c'è già scritto sulla copertina, che ve lo dico a fare, sono uno stupido. Ecco qui ragazzi, si tratta dell'anello Orcux, quindi eccolo qui, dovrebbe essere qua dentro, almeno spero, perché non è dentro la teca e la cosa mi fa già preoccupare un po'. Tiriamo fuori anche questa dal polistirolo, ok, eccola qui, togliamo anche questo e iniziamo proprio dalla teca. La teca è composta da una parte superiore a forma di triangolo e una parte inferiore, dovrebbe essere in legno e qui troviamo una sorta di pinza al centro, un supporto dove verosimilmente andrà inserito il nostro anello. La base è a forma di rettangolo ed ha uno specchio e poi si va a mettere sopra il coperchio. Questo coperchio mi piace moltissimo perché qui sui bordi c'è una sorta di simbolo dei doni della morte, troviamo il triangolo e il cerchio, però non c'è la linea centrale. E questa cosa è un po' strana, però va bene, mi piace tantissimo questa parte qui per poterlo aprire e adesso lo metto da parte, chiudo un po' il becco e apriamo questa parte qui. Estraiamolo dalla bustina e andiamo ad srotolare questa parte di gomma, di non so che materiale sia, ed ecco qui il nostro anello. Ragazzi, quanto è bello, quanto è lucido e quanto mi piace che sulla pietra ci sia anche il simbolo dei doni della morte. Ma io voglio fare di più, voglio paragonarlo al mio vecchio anello, quello che ho acquistato ormai circa 2 anni e mezzo fa su AliExpress ed è qui accanto a me, così possiamo anche vedere la differenza. Eccolo qui. Beh, la prima cosa che salta all'occhio, ragazzi, è la dimensione. Guardate, questo è molto più grande, quello originale, rispetto a quello di AliExpress. La pietra è altrettanto più grande rispetto a quella lì di AliExpress e anche i bordi, anche la parte in metallo è piuttosto diversa, visto che questa qui sembra più formata da 2 serpenti con la bocca aperta, il che non mi dispiace, devo dire. Mentre questa parte qui è leggermente diversa. E poi altro dettaglio fondamentale è che all'interno di questa pietra qui possiamo intravedere il simbolo dei doni della morte, cosa che qui invece non c'è. La pietra è totalmente nera, in plastica, si vede benissimo, anche questa qua presumo sia in plastica, però è semitrasparente e all'interno appunto vediamo il simbolo che fa tutta la differenza principale tra i due anelli. Beh ragazzi, non c'è tantissimo altro da aggiungere, visto che comunque questo qui vince su questo a mani basse, è molto più dettagliato, la fattura è decisamente migliore e poi all'interno dell'anello troviamo anche il logo Warner Bros, che appunto ci fa capire si tratta di un anello ufficiale, quindi una riproduzione ufficiale, e poi abbiamo anche la nostra bellissima teca. Beh, naturalmente sono ben contento che questo sia più grande, più rifinito, visto anche la differenza di prezzo, dato che questo qui costa appena $1 su AliExpress o comunque su tutti i maggiori siti cinesi, mentre questo qui Noble Collection varia parecchio, va da 40 fino a 50 euro, dipende un po' dalla promozione, dai prezzi del momento. Ma direi adesso di andarlo a posizionare all'interno della sua teca e lo andiamo ad incastrare qui nella pinza.
Ecco qui, ragazzi, sta perfettamente in piedi e questa cosa mi piace davvero parecchio, ma davvero tanto, è molto molto bello e adesso vado ad inserire anche la parte superiore. Beh, direi, ragazzi, che comunque fa la sua bella porca figura esposto assieme a tutti gli altri pezzi Noble Collection e vi dirò già che ho intenzione nei prossimi mesi di recuperare tutti gli altri Horcrux Noble Collection, quindi voglio prendere la coppa di Tasso Rosso, voglio anche prendere il diario di Tom Riddle, voglio prendere la teca con Nagini, visto che anche Nagini è uno dei 7 Horcrux. Non so come dovrò rappresentare Harry, ma quello lo vedremo più avanti, magari comprerò gli occhiali, potrebbe essere un'idea. Fatemi sapere voi nei commenti come potrei rappresentare il 7 Horcrux, quindi Harry, nella mia collezione. E ragazzi, comprerò anche il medaglione di Serpeverde e soprattutto, questo penso prima di tutti gli altri, così via il dente, via il dolore, prenderò il diadema di Corvo Nero originale. Sarà una salassata, sarà davvero un salasso, ma ragazzi, va preso. A questo punto va preso anche quello e quindi lo farò decisamente. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi avete già questo anello, se avete i vostri Horcrux già in casa, se li avete già acquistati, se vorreste comprarli, fatemi sapere tutto quello che vi pare e piace sotto nei commenti, mi raccomando seguitemi su Instagram, trovate tutto in info box e lasciate un mi piace, condividete il video con i vostri amici. Qualora foste interessati a delle magliette a tema Harry Potter, ma anche di tantissimi altri fandom, vi rimando al sito Pumpling, dove potrete utilizzare il mio codice sconto che è 7Potter per darvi il 15% di sconto. E a questo punto, ragazzi, non mi resta che prendere la bacchetta di Hermione che mi ha regalato Vincenzo e darvi appuntamento al prossimo video. Lumos Maxima!